Buongiorno a tutti, ben ritrovati, bentornati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 12 ottobre, sono le 12.30 in questo istante, qui in diretta da Milano All News, come sempre per accompagnarvi in questo passaggio tra la vostra mattina e il vostro pomeriggio. Buongiorno davvero a tutti quanti. Oggi, data l'orario, potrebbe essere che capiate male, quindi ve lo spieghiamo bene, perché sì, stiamo parlando di una ricetta oggi, ma non parliamo di cibo, o meglio, in realtà poi vedremo che insomma si toccherà anche quel tema, però parliamo di una ricetta molto più importante. La ricetta si chiama ricetta QB, è un progetto promosso da Fondazione Cariplo e non solo, poi sentiremo appunto che sono tante le realtà coinvolte, ma lo facciamo con, come sempre, i protagonisti che ci vengono a raccontare direttamente che cosa succede nella nostra città. E quindi diamo il benvenuto a Monica Villa. Buongiorno Monica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Monica Villa di Fondazione Cariplo, appunto, che ci viene a raccontare questa ricetta QB, dove QB sta per quanto basta, proprio Esatto. come con il pizzico di sale. Come il pizzico di sale, come tutti quegli ingredienti che gli imbranati come me in cucina, quando si trovano di fronte al QB, hanno sempre un attimo di difficoltà. Ma quanto sarà questo QB? E Come qui è. dicevo, però, non parliamo in realtà di cucina, non parliamo di No. una ricetta culinaria, ma di una ricetta molto più importante. Certo, parliamo, QB è un programma di contrasto alla povertà, infatti il nome esteso del programma è QB, la ricetta contro la povertà infantile. È un programma di ampio respiro, un programma triennale che lavora sulla città di Milano e vuole contribuire a contrastare la povertà, dei minori, quindi dei bambini, dei ragazzi della città di Milano, una povertà che ahimè negli anni su tutto il territorio nazionale è cresciuta in modo sensibile. Dal post-crisi in poi i numeri della povertà sono diventati esponenziali, perché ormai sono quasi 5 milioni le persone in Italia in una situazione di povertà assoluta e 1,2 milioni di minori, quindi si parla di, e quando si parla di povertà assoluta si parla di povertà seria, dove le famiglie non riescono a far fronte ai bisogni base, al bisogno del cibo, al bisogno di una casa riscaldata, adeguata, ai bisogni educativi, ai bisogni di socializzazione. E il programma vuole proprio lavorare sulla città di Milano per aumentare la capacità di contrasto alla povertà infantile. Aumentare la capacità di contrasto vuol dire, da un lato, migliorare la situazione dei minori che vivono in queste famiglie in difficoltà, dall'altro accompagnare le famiglie in un percorso di miglioramento della propria situazione, laddove possibile anche di uscita da una situazione di povertà. Quindi abbiamo capito che l'obiettivo è quello di contrastare questa che hai definito povertà infantile. Povertà, sì, le povertà infantile, perché la povertà ovviamente non riguarda solo i Sì. bambini, ma la povertà nel nostro paese spesso cresce al diminuire dell'età della persona di riferimento nelle famiglie, quindi riguarda di più le famiglie con i genitori giovani e riguarda in modo sensibile i minori, quindi i bambini e i ragazzi. E ovviamente nascere in una situazione di povertà, crescere in una situazione di povertà, non vuol dire che gli adulti non stiano bene, ma nascere e crescere in una situazione di povertà crea un solco nelle vite di questi ragazzi, diminuisce le possibilità anche di una loro vita adulta di un certo tipo, diminuisce la capacità di cogliere delle povertà, di opportunità, avere delle opportunità educative, sportive. E quindi, dato che i minori di oggi sono gli adulti di domani, l'idea di lavorare sulla fascia appunto giovanile è stata l'idea di questo programma. L'obiettivo di ricetta QB è alquanto alto e interessante. Soprattutto immagino che non sia facile appunto operare con situazioni molto varie, perché dice appunto non è detto che sia solo la famiglia, a volte è un discorso di famiglie molto giovani, a volte di famiglie numerose, immagino, Certo. di ragazzi molto minori anche magari da soli, spesso e volentieri anche si possono trovare. Quindi come opera appunto Fondazione Cariplo e chi con Fondazione Cariplo propone e porta avanti ricetta QB? Allora, il tema della povertà in assoluto e quindi anche della povertà minorile è un tema molto serio che è difficile affrontare da soli. Allora, Fondazione Cariplo è ben consapevole che sulla città di Milano si muovano tante realtà, c'è la realtà dell'ente pubblico, quindi del comune, ci sono tantissime realtà di terzo settore che sono attive al contrasto alla povertà. I numeri ci dicono che la povertà è salita, quindi forse riuscire a mettersi insieme per contrastare la povertà
è un aspetto determinante per riuscire a muovere qualcosa. E anche dal fronte delle risorse riteniamo che l'importante sia mettere insieme le risorse per riuscire a costruire percorsi condivisi. Quindi Fondazione Cariplo ha promosso questo intervento, ma dal subito si è mossa per avere dei compagni di viaggio, compagni di viaggio dal punto di vista economico, ma anche compagni di viaggio dal punto di vista delle idee, della progettualità. Fate conto che il programma QB ha l'ambizione in 3 anni di muovere sulla città un budget di 25 milioni di euro. Buona parte di questi 25 milioni di euro sono già stati raccolti grazie appunto all'adesione di realtà molto importanti che hanno condiviso l'idea di lavorare insieme di contrasto alla povertà e hanno messo a loro volta risorse. Quindi a fianco di Fondazione Cariplo c'è Fondazione Vismara che ha messo 5 milioni di euro, Intesa San Paolo che ne ha messi 3, ha recentemente aderito al progetto Fondazione Invernizzi con un contributo di 500.000 di euro e da subito ha deciso di partecipare al progetto Fondazione Fiera con 300.000 euro. Fondazione Vernizzi 500.000 euro, perché non so più cosa ho detto, confondo mezzo sempre milione, su mezzo milione. Credo che sia la stessa cosa. Fondazione Cariplo garantisce un impegno in questa triennalità di 12 milioni di euro, quindi sì, è uno sforzo significativo enorme. Dall'altro lato, appunto, come dicevo, sulla città si sta muovendo tanto, quindi l'ambizione del programma è, come dicevamo all'inizio, trovare la ricetta contro di contrasto alla povertà, quindi bilanciare gli ingredienti. Gli ingredienti in città sono tanti, dobbiamo capire come bilanciarli bene e mischiarli nel modo opportuno per avere una ricetta che sia in grado di essere efficace, e quindi l'idea è riuscire a coinvolgere tutte le realtà che nella città di Milano stanno lavorando per contrastare la povertà. E quindi l'idea è proprio di avere un grande patto cittadino in cui collaboreranno il Comune di Milano, che collabora già con noi su diverse azioni, e anche le realtà del terzo settore. E quali sono le aree di intervento appunto di Ricetta QB? Allora, Ricetta QB si è strutturata, per semplicità di ragionamento, su 4 assi principali. Il primo asse è l'asse dei dati, perché sostanzialmente riuscire a fare un intervento che sia un po' un intervento di sistema richiede una conoscenza del fenomeno povertà sulla città di Milano al di là di quella che abbiamo oggi. Quindi il primo grosso asse di intervento è sui dati, e l'ambizione è un po' uscire dalla logica delle stime e delle proiezioni che abbiamo oggi a disposizione e andare a arrivare a conoscere effettivamente quante situazioni in povertà ci sono a Milano e in che situazione vivono e quanti aiuti ricevono. È un lavoro ovviamente lungo, direi quasi biblico, immagino, perché riuscire a far dialogare database diversi è complicato, ma stiamo lavorando in questa direzione. Abbiamo già fatto un primo pezzo di ragionamento grazie a un forte impegno del Comune di Milano, di analisi dei loro dati, e stiamo pian piano costruendo l'alleanza col terzo settore per riuscire a raccogliere anche i dati dei loro beneficiari, incrociarli e capire effettivamente la capacità di risposta della città oggi. Ovviamente sempre privacy compliant, infatti, insomma, quindi non abbiamo i nominativi, ma facciamo appunto un ragionamento di un altro tipo. Il secondo asse di intervento vuole invece ragionare sull'aumentare la capacità di spesa delle famiglie. Quindi in questo asse di intervento stiamo capendo e ragionando se è il caso che il programma metta a disposizione delle famiglie risorse economiche. In realtà oggi il nostro paese ha una misura nazionale di contrasto alla povertà, che è il reddito di inclusione. A livello governativo si sta discutendo sull'introduzione del reddito di cittadinanza, quindi finché non capiremo come si svilupperanno le politiche nazionali abbiamo preferito accantonare questo ragionamento, e stiamo ragionando molto di più sul facilitare l'accesso alle famiglie in modo calmierato, quindi a prezzi bassissimi o a prezzo zero, a alcuni beni considerati primari. Quindi prevenzione odontoiatrica per i bambini, prevenzione oculistica, è una pista di lavoro che abbiamo cominciato a esplorare adesso, quest'ultima, ma potrebbe essere molto significativa, perché il problema della cura dei denti, il problema degli occhiali sono problemi che portano una necessità di disponibilità di spesa alta che spesso le famiglie non hanno. L'altro tema su cui stiamo lavorando è l'accesso al cibo, e qui arrivo al terzo asse di intervento del programma, che è proprio un ragionamento sul contrasto alla povertà alimentare e sullo sviluppo di azioni di sistema e un po' innovative di contrasto alla povertà alimentare, perché
quando si è in situazione di povertà economica non si hanno le risorse, quindi il quattrino è fungibile, può essere usato per tante cose. Una famiglia in povertà comincia a tagliare, tendenzialmente l'ultima cosa che taglia è il cibo. È vero che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente il numero di famiglie che accedono alla distribuzione gratuita di cibo, quindi vuol dire che la povertà è molto seria. È arrivata dei livelli alti, è vero che forse è il bene a cui è più facile accedere in una situazione di povertà, perché esperienze di distribuzione di cibo nella città ci sono, ma è indubbiamente vero che fa ancora più impressione pensare che un bambino sia così povero da non riuscire a mettere insieme pranzo e cena e non riuscire ad avere un'alimentazione sufficiente, equilibrata, adeguata. Quindi l'asse della povertà alimentare è un asse su cui lavoreremo con un grande impegno. Già oggi abbiamo lanciato alcuni interventi, per ora stiamo lavorando con due partner significativi, quando vi dirò il nome sicuramente li avrete già sentiti. Una è Fondazione Caritas Ambrosiana, con cui stiamo lavorando per attivare in città degli empori di solidarietà. Empori di solidarietà, interessante. Che non è un intervento particolarmente innovativo, perché la realtà degli empori è partita da tempo, in città ce n'è già qualcuno. Fondazione Caritas ha deciso di investire proprio per riuscire a intervenire sulla città con questa nuova opportunità. Esatto, e l'emporio di solidarietà vuol dire che la famiglia non riceve un pacco confezionato, ma la possibilità di accedere a un negozio vero e proprio, accede su segnalazione di enti invianti, sia esso Caritas, sia esso altre realtà del territorio, con una tessera punti calcolata in base alla composizione della famiglia e all'età dei membri, e grazie a questi punti può fare la spesa, ma sceglie. Quindi anche l'aspetto di scegliere è un elemento importante. Una certa dignità in più, una certa libertà anche nella poter scelta, immagino. E a oggi abbiamo sostenuto il primo emporio della solidarietà in Barona, ma con Fondazione Caritas stiamo ragionando per attivarne almeno altri tre nella città, per riuscire a coprire maggiormente a livello territoriale questa l'esigenza di accedere al cibo. La distribuzione di pacchi e la raccolta di cibo comunque è un altro elemento centrale, nel senso che gli empori ovviamente non sostituiranno del tutto la distribuzione dei pacchi, e stiamo ragionando col banco alimentare per massimizzare la raccolta di cibo. Quindi con Caritas stiamo lavorando per ragionare in un modo diverso sulla distribuzione, con banco alimentare per massimizzare la raccolta, grazie all'attivazione di hub territoriali che non sono altro che magazzini che cercano di ragionare su filiere corte, quindi riuscire a coinvolgere punti vendita di medie e piccole dimensioni che spesso non sono coinvolte nell'attività di raccolta cibo, per riuscire a raccogliere più cibo rispetto a quanto si fa oggi e a distribuirlo alle realtà del territorio, quindi accorciare la filiera. Siamo partiti con l'apertura di due hub territoriali a fine del 2017. Oggi il progetto questo intervento particolare ha fatto un salto in più, perché stiamo lavorando insieme alla Food Policy del Comune di Milano, a Politecnico e a Assolombarda, per mettere questi hub al centro di un intervento che diventi un modello. Quindi Politecnico ci aiuterà a guardare i flussi di raccolta e i flussi di distribuzione, Assolombarda coinvolgerà ovviamente le realtà aziendali, siano esse punti vendita, siano esse mense aziendali, e grazie allo sgravio Tari che ha pensato il Comune di Milano per massimizzare la raccolta, tutto questo sistema ci dovrebbe portare a creare un sistema di food sharing cittadino. Quindi a oggi partiamo con due esperienze che andremo a guardare con attenzione, a modellizzare. Laddove queste esperienze funzioneranno, torneremo a guardare la città dall'alto e capiremo come agire. L'ultimo asse di intervento, last but not least, come si dice in questi casi, ultimo ma non meno importante, è la costruzione di percorsi di accompagnamento delle famiglie. Perché il trasferimento di risorse economiche è importante per far fronte ai bisogni primari, spesso non è l'unico elemento di cui queste famiglie in situazioni di difficoltà hanno bisogno. Quindi attivare percorsi di accompagnamento e di supporto a queste famiglie per riuscire a costruire percorsi di fuoriuscita dal bisogno è un elemento molto centrale. E anche su questo asse abbiamo molto lavorato col Comune di Milano e abbiamo deciso per
riuscire a lavorare meglio di supporto a queste famiglie, di non guardare la città dall'alto ma di scendere nei quartieri, okay. Perché il punto di partenza è che la prossimità sia un elemento fondamentale per intercettare e accompagnare queste famiglie, e quindi siamo scesi sul territorio a livello di quartiere. Abbiamo lanciato una call che si chiama Il Bando alle Povertà, uh-huh. In cui abbiamo chiesto alle realtà del territorio di aggregarsi a livello di quartiere e presentare una loro idea di contrasto alla povertà a livello di quartiere. Vediamo infatti la vostra call, che tra l'altro è un titolo che è abbastanza interessante, che dice: un minore su 10 in povertà oggi a Milano. Insomma, un dato davvero forte e allarmante. Sì. Questa è proprio la call che avete fatto per il richiamo al bando le povertà. Esatto, è stata, come dicevo, è stata una call che ha chiesto alle realtà del terzo settore cittadino di mettersi insieme a livello di quartiere, quindi uh-huh. Noi avevamo individuato una serie di quartieri prioritari che dall'analisi dei dati risultavano i quartieri in cui la povertà minorile era la più forte, e su quei quartieri prioritari, ma lasciando comunque la possibilità ad altre reti di quartiere di candidarsi. Quali erano i quartieri prioritari? I quartieri prioritari tutti a memoria non li so, perché immagino. Sono tantissimi. Anche perché è molto interessante questo lavoro di Fondazione Cariplo, perché non ha ragionato a municipi, giustamente, ma ha ragionato a quartieri. Ricordiamo che qui in Milano parliamo quasi di 100 quartieri in tutto Milano, tra un tra uno e l'altro, all'incirca, sono quasi 98 quartieri, quindi insomma, ed è molto interessante perché gli stessi quartieri, a volte molto vicini, sono realtà molto diverse sicuramente. Quindi è molto interessante questo vostro essere scesi davvero nel particolare, certo. Non dire la periferia appunto, oppure il municipio 7, il municipio 8, ecco, esatto. Ma essere scesi nel dettaglio. Dicevi appunto i quartieri prioritari, quali i quartieri sono prioritari risultati? Erano tanti, sì? Non so se te ne leggo tutti, te ne leggo dacene magari qualcuno da Selinunte a Quartoggiaro, Lodi Corvetto, Villa Pizzone, Giambellino, Lorenteggio, Stade, era Loreto, quindi erano proprio tutta una serie di quartieri dove i dati proprio ci dicevano che la povertà minorile era più significativa. Quindi abbiamo chiesto alle realtà che lavorano in questi quartieri di prima di tutto di far emergere quello che facevano, perché lo dicevamo già all'inizio: tanto si muove sulla città, ma poco si sa, poco si vede, poco le realtà sono abituate a parlarsi tra di loro. In realtà non lo possiamo generalizzare, perché ci sono quartieri dove le reti sono già forti, ma avviene. Il problema esiste. Esatto, quindi abbiamo chiesto a queste realtà del territorio di far emergere quello che già facevano sul quartiere, di capire come potevano lavorare meglio insieme, quindi come potevano ottimizzare la risposta, come potevano immaginare un lavoro che mettesse a fattor comune quello che già facevano sul quartiere, e insieme ragionare su quello che c'era e su quello che mancava. Su quello che mancava per cosa? Ovviamente per rispondere in modo ancora più ottimale e riuscire a rispondere alla povertà infantile. Sono arrivate più le ricette che sono arrivate, erano circa 27, sono passate alla seconda fase, perché a noi abbiamo chiesto le idee. Una volta che sono arrivate le idee, le abbiamo selezionate, le idee più convincenti sono oggi in un percorso di coprogettazione. Da 27 sono... Sono 23 che riguardano, insomma, 25 quartieri, quindi è un bel numero, e ogni quartiere oggi sta ragionando per trasformare la propria idea in progetto, e quindi qual è la ricetta di Barona, qual è la ricetta di Selinunte, qual è la ricetta di Quartoggiaro, e stanno ragionando sul fatto che il programma metterà a disposizione di ogni rete 200.000 euro per progetti triennali per rafforzare la loro capacità di risposta. C'è un elemento particolarmente interessante in più, che questo programma è stato costruito con il Comune di Milano, e il Comune di Milano ha messo a disposizione delle assistenti sociali, in questo caso una per municipio, che stanno lavorando in questi mesi con le reti di terzo settore per costruire insieme il progetto. Quindi davvero una progettazione dal basso, pubblico, terzo settore, sì. E quindi un tentativo di mettere a fattor comune tutte le risposte che ci sono. È molto interessante anche perché appunto per questi 25 quartieri, queste 23 idee, stiamo parlando però di quasi 480 realtà, mi dicevi più o meno. Esatto, cioè, sono quindi tantissime le realtà
A questo punto viene da pensare che tra le grandi e le più microscopiche che esistono nei nostri quartieri. Esatto, le reti sono proprio composte da realtà molto diverse tra di loro. Ci sono le grandi cooperative sociali che lavorano sulla città, ma ci sono anche le associazioni molto più piccole, molto meno strutturate, ai confini con l'informalità, coinvolgimento delle parrocchie, perché le parrocchie vedono tantissima povertà in questa Sì. città, e quindi proprio il tentativo di far dialogare dentro nella grande famiglia del terzo settore realtà Molto diverse di diverso da dimensione e di loro. risposte. A che punto siamo adesso al bando delle periferie? Alla povertà, scusa, che parlavo appunto di zone. Al bando della povertà, a che punto siamo adesso Siamo nell'iter? che queste più di 400 realtà stanno lavorando per trasformare l'idea in progetto. Il programma ha messo a disposizione anche dei facilitatori che permettano anche a realtà così diverse di capirsi, lavorare insieme, tenere i tempi. Stanno appunto lavorando alacremente, mi viene da dire, per trasformare la loro idea in progetti. Per metà novembre dovranno presentare i progetti definitivi e per dicembre noi termineremo la fase di valutazione e quindi da gennaio siamo pronti a partire sulla città. E queste progettazioni territoriali, queste reti territoriali ci permetteranno di avere un'infrastruttura quartiere per quartiere che ci permetterà di lavorare meglio anche nella progettazione delle azioni cittadine. Monica, come possiamo seguire nel frattempo l'evolversi del progetto della ricetta QB, del progetto QB? Come possiamo, se ci sono delle coordinate magari del sito internet, Sì? Facebook, cioè, come possiamo appunto seguire il da farsi e come sta andando Allora, avanti ci tutto? seguite, ovviamente, come avrete capito, è un programma in evoluzione, nel senso che stiamo costruendo i tasselli passo passo anche dal confronto con le altre realtà che lavorano sul territorio, quindi ci potete seguire sul sito che è Ricetta QB e ci potete seguire sempre cercando Ricetta QB sia su Facebook che su Twitter che su Instagram, quindi tutti i social sono Ecco, infatti stiamo coperti. vedendo il sito internet in questo momento. Siamo quasi in chiusura. Ti chiedo, non entriamo dopo nel dettaglio di che cosa e di quali sono queste 23 idee, ma che tipo di idee sono arrivate da questi quartieri? Ci sono Allora, tante diverse tra di loro? sì, Come... nel senso che ovviamente la povertà cambia molto, cambiano molto no, però ci sono delle specificità di povertà da Beh, infatti il quartiere vostro è al a bando quartiere, le le povertà, poi povertà, avete già detto che non c'è una esatto, non povertà. c'è una povertà anche perché la povertà economica spesso si compenetra, si porta dietro, è causa, è difficile da capire, a povertà relazionale, a povertà educativa, po povertà di opportunità, quindi la povertà si porta dietro tante povertà. Nelle idee abbiamo trovato degli spunti interessanti, quindi alcune realtà hanno pensato di lavorare in modo molto stretto con i pediatri di base del territorio, perché dai pediatri di base in teoria dovrebbero passare tutti i bambini e quindi è una possibilità di aggancio delle situazioni di fragilità e povertà. E qui tanti hanno lavorato o con i pediatri o con andare a individuare altre antenne territoriali nella normalità che sono in grado di tirare fuori la povertà. Alcuni interventi stanno ragionando su come migliorare le risposte alla povertà alimentare sui territori, e ovviamente avendo messo al centro i bisogni dei bambini, tante ricette stanno ragionando su come garantire le opportunità, ad esempio nel post-scuola, e quindi ripensando la risposta dei doposcuola sui territori, capire come renderla più inclusiva, oppure stanno ragionando, altro tema che spesso le famiglie in povertà non possono far fronte alle spese e i bambini trovano a rinunciarsi, attività sportive, attività culturali, quindi come dicevo, cercare di rispondere anche a queste difficoltà della povertà, perché potrebbero sembrare superflue, ma superflue non Ma invece non sono, sono, appunto, accompagnano alla è un'altra crescita. povertà. Esatto. Come dicevamo prima, appunto, è una di quelle povertà che non si capisce se arrivano prima o dopo, a volte, che poi appunto anche lì capire quale sia la causa o l'effetto, a volte sicuramente non è facile, però appunto le povertà sono tante e con Ricetta QB state cercando davvero di intervenire su tutte. Sì. Immagino, insomma, risolvere, come dire, la pace del mondo non è Non è facile, neanche la e povertà. quindi neanche la povertà, come si suol dire, però appunto... Contrastarla però, Come sì. dicevamo, quel pizzico di sale quanto basta per Esatto. riuscire a contrastare e rendere
un po' meglio la nostra città. Io, Monica, ti ringrazio davvero tanto per stare con noi. Grazie a te. Ricordate appunto tutte le coordinate sul sito di Fondazione Carpi, oppure Ricetta QB, potete trovare anche nella nostra nel commento a questa diretta, troverete i vari link, quindi non c'è, potete seguire tutto il da farsi, tutto il sia il bando che tutto il progetto Ricetta QB. Monica, grazie mille di essere con noi, buon grazie lavoro e tieni aggiornato su quello che sarà l'evolversi. Va bene, anche perché è un programma aperto, quindi chi vuole contribuire, dobbiamo ancora raccogliere risorse. Perfetto. Anche sul fronte raccolta risorse lavoreremo. Bellissimo, grazie mille davvero grazie Monica Villa di Fondazione Cariplo, grazie tante anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna lunedì, sempre qui in diretta alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci a tutti.